Allora, dai, andiamo avanti perché abbiamo un ospite Eh sì, importante. perché Lascio a te la parola, Lorenzo. giovedì di cultura, perché Di dopo i cultura. consigli sul teatro di Tamara Malleo, adesso ci colleghiamo con Michela Pasi, che ci racconta un po' di una rassegna, di una mostra che da domani parte a Brescia. Giusto, Michela? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Lorenzo, ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Sono Michela Pasi, vicepresidente del Comitato di Scienza Atomica. Buongiorno. Senza atomica, beh, allora, cioè, il nome già spiega bene, diciamo, Esplicativo. esplicativo, complimenti, bravi, come quelli che hanno, io devo fare complimenti a quelli che hanno fatto il giornale, l'hanno chiamato il giornale, perché insomma era geniale come idea, voi senza atomica, perfetto, si chiarisce tutto, cosa però portate avanti e cosa succederà appunto a Brescia, che siamo qui a raccontare. Senza Atomica è una campagna che è nata per generare consapevolezza sul disarmo nucleare, appunto come suggerisce il nome, il nostro focus è proprio quello di trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari. E da domani a Brescia sarà visitabile la nostra mostra immersiva fino al 14 gennaio, che è proprio dedicata appunto a esplorare quali sono gli strumenti che noi persone comuni abbiamo a disposizione per contribuire al disarmo nucleare, che sembra una causa così lontana, ma che invece ci riguarda così da vicino. E appunto da domani, tutti i giorni, dalle 9:30 alle 17:30, al Salone Ex Cavallerizza in via Fratelli Cairoli 9 a Brescia, sarà possibile visitare la mostra, con chiusura tra l'altro estesa fino alle 20 venerdì e il sabato. Ma è un tema che mi dicevi appunto che sembra così lontano da noi normali comuni mortali, così in questi casi, no? Cioè, cosa si può fare? Ma soprattutto poi 2023, sono passati veramente tantissimi anni, si è parlato tantissime volte di disarmo nucleare, si è sembrato sempre di essere lì, ok, ci siamo, adesso mai più, e invece siamo ancora a parlare lì e la minaccia è reale a volte. Esatto, la minaccia è molto reale, in questo momento stiamo vivendo un'epoca storica spaventosa, difficile, che ci ha riportato molto vicini appunto alla minaccia delle bombe nucleari. Ecco, la mostra parte proprio da, innanzitutto dare voce ai sopravvissuti, gli Bakusha, quindi i sopravvissuti degli sganci atomici su Hiroshima e Nagasaki, ma anche ai test nucleari. E quindi iniziamo subito proprio a mettere le persone al centro, perché di fatto poi sono sempre le persone comuni e le città a risentire delle conseguenze della guerra e in particolare appunto di attacchi come quelli nucleari. E in questo modo si va proprio a creare un movimento di consapevolezza delle conseguenze catastrofiche che queste armi possono avere, concentrandoci sul paradosso in realtà della sicurezza basata sul possedere armi nucleari. E quindi la mostra vuole proprio far riflettere le persone sull'importanza di cambiare il paradigma della sicurezza, una sicurezza che deve essere incentrata sulla felicità e la sicurezza effettiva delle persone, e non appunto sul detenere armi che sono in grado di devastare completamente la vita umana, ma l'intero pianeta. Quindi ecco, la cosa importante è proprio comprendere il contributo che ognuno di noi può dare, e per questo la mostra mette al centro anche il trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Come dicevi tu, si è arrivati spesso quasi a un passo dal raggiungere l'obiettivo, è stato fatto un passo molto grande dal 2021 con l'entrata in vigore di questo trattato, che per la prima volta sancisce l'illegalità di queste armi a livello internazionale. E questo è veramente il risultato in realtà degli sforzi della società civile, persone comuni che da tutto il mondo nel corso dei decenni si sono battute per raggiungere questo risultato. Ecco, noi ci auspichiamo che anche l'Italia possa ratificare presto Chiaro. questo trattato importantissimo. Chiaro. Michela, leggo di una visita immersiva, giusto? Quindi concretamente immagino visori e robe del genere, giusto? Esatto, è proprio così. La visita sarà immersiva proprio perché avremo l'occasione non solo di vedere video, sentire testimonianze, ma proprio di fare un'esperienza di realtà virtuale, tra l'altro accompagnati dalla voce di Carmen Consoli, che sarà proprio la voce narrante che ci accompagnerà in questo viaggio da Tokyo, poi a Hiroshima e Nagasaki. Non voglio fare troppi spoiler, però sarà sicuramente un'esperienza molto impattante perché grazie alla realtà virtuale visori saremo proprio portati nelle città di Hiroshima e Nagasaki, vedremo il prima e il dopo dello Sì, sgancio. città di Hiroshima, che sai, Lorenzo ha potuto avere l'occasione di visitare quest'estate e ancora appunto a così tanti anni di distanza lo percepisci, lo vedi, cioè lo vedi anche semplicemente nelle costruzioni che in tutto il Giappone sono legate alla tradizione, molto antiche. Hiroshima è una città nuovissima, ad esempio, e lo vedi nella situazione in cui poi tu giri nella città e poi quando vai a vedere, ad esempio, il museo ti accorgi davvero dell'entità, no? Dell'unico palazzo rimasto in piedi, dell'unico scheletro rimasto ancora lì a monito.
Verrebbe dire un monito che però, ahimè, pochi hanno ascoltato, perché poi in realtà questo è il problema, no, Michela? Cioè, quanti paesi al mondo, ufficialmente o non ufficialmente, posseggono armi nucleari al momento? Allora, al momento nel mondo ci sono circa 12.000 testate nucleari. Naturalmente sono dati che non sono sempre certi, sicuri. Tra l'altro in Italia proprio noi ospitiamo delle armi nucleari, gli stati nucleari sono circa 8 e noi, come stato membro della NATO, facciamo parte del cosiddetto nuclear sharing, quindi appunto ospitiamo nelle basi NATO di Ghedi e Aviano tra le 30 e le 50 testate nucleari. Questo ci fa capire che anche noi come Italia, sebbene non siamo uno stato nucleare perché non sono di nostra diretta proprietà queste testate, in realtà abbiamo un ruolo fondamentale, perché di fatto stiamo sostenendo in modo diretto, tante persone non lo sanno che proprio nel nostro suolo abbiamo appunto tali testate. Siamo chiaramente ugualmente coinvolti, pur non essendo appunto i proprietari. Questo discorso sulla politica, diciamo, deterrente che hanno le armi nucleari, si studia anche, sì, eccetera. Tu parlavi Michele prima l'ha chiamato di... paradosso, l'ha chiamato, interessante, no? Dice, il paradosso della sicurezza di avere le armi nucleari, no? Che in realtà è un paradosso, come... Un simolo quasi, infatti, sì. No? Esatto, scusatemi, mi ho perso un attimo. Ok, no, Michele, appunto, dicevamo che portate anche questa tematica appunto del paradosso di sentirsi in realtà più al sicuro, ma quando in realtà poi, dicevi, in Italia quante testate dicevi che abbiamo solo in Italia? Indicativamente tra le 30 e 50 testate nucleari. Non di nostra proprietà, ma come dire, comunque le teniamo lì, insomma. Ricordaci bene allora cosa possiamo vedere, come possiamo vivere questa esperienza appunto a Brescia e appunto anche poi le coordinate per venire e visitare. Sì, allora la mostra sarà appunto visitabile tutti i giorni fino al 14 gennaio dalle 9.30 alle 17.30 con chiusura estesa alle 20 il venerdì e il sabato. L'ingresso è libero, gratuito, possono partecipare anche le scuole, perché questa mostra nasce proprio per parlare soprattutto ai giovani e alle future generazioni, quindi ci sono proprio anche dei percorsi didattici dedicati. La mostra è stata realizzata tra l'altro grazie ai fondi dell'8x1000 dell'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, quindi grazie a questo sostegno appunto abbiamo realizzato questo percorso che, come vi dicevo, è immersivo, è complesso e porterà poi alla fine della mostra a prendere proprio una decisione. Ognuno di noi potrà esprimere una sua determinazione alla fine della mostra. E poi siamo anche felici, insomma, di annunciare che è una mostra che sarà itinerante, quindi ecco, Brescia è solo l'inizio. Beh, allora vi aspettiamo anche a Milano, vi aspettiamo a questo punto, cioè dovete venire a raccontarci questa storia, perché è interessante, perché appunto vogliamo anche noi comprendere al meglio, ma comunque quanto ci muoiono, un'ora e mezza neanche siete a Brescia, cioè fate un giro, fate un bel giretto a Brescia, già che siete lì andate a vedere Senza Atomica. E poi è uno di quei casi in cui l'esperienza immersiva secondo me coincide perfettamente con lo scopo, perché adesso ci sono tantissimi posso musei. Dire che è l'unica mostra che vi dico, avete fatto bene a fare l'immersiva, le altre anche basta, esatto, sinceramente. Di andare a vedere Van Gogh dentro un quadro di Van Gogh non me ne frega niente, scusatemi se l'ho detta, scusate, ma invece in questo caso è perfetto, diciamo, coincide, uscite molto probabilmente, uscite con un pugno nello stomaco, diciamolo Michela, sì? Sì e no, perché usciamo anche con un grande senso di speranza, veramente senza tomica, da questo, ci fa sentire in realtà protagonisti di un cambiamento virtuoso, quindi va a generare empowerment, e quando io l'ho vista per la prima volta 10 anni fa, che ero molto giovane, mi sono veramente sentita incoraggiata, non sconfitta, non disorientata, ma veramente consapevole che potevo fare qualcosa. Poi ecco, naturalmente potete scoprirci anche su tutti i nostri canali social, sul nostro sito, potete iniziare a vedere insomma qualche anteprima su Senza Atomica Official, su Instagram e Facebook e su www.senzaatomica.it. Grazie mille Michele, allora grazie anche allora per questo messaggio di speranza, a questo punto, meno ce ne vogliono in questo momento, anzi ne abbiamo un grande bisogno. Sì, vi aspettiamo. Grazie mille Michele, allora ci vediamo a Brescia, grazie mille, continuiamo. Ciao.